Buonasera a tutti, come promesso, questa sera siamo qua finalmente, dopo 2 mesi, a filtrare il nostro limoncello che abbiamo chiamato Dodoncello. Ecco qua, potete vedere le bucce che sono state in infusione per 2 mesi, il primo mese solo nell'alcol, nel secondo abbiamo aggiunto anche lo sciroppo di acqua e zucchero e quindi dopo 2 mesi passeremo a filtrare il liquore. Questo passaggio è fondamentale in quanto rende, ecco, il liquore, qua abbiamo i bicchierini che dopo assaggeremo, ecco, lo rende limpido e trasparente, quindi va ad eliminare tutte le microparticelle che si andrebbero ad attaccare al palato e quindi a rovinare il gusto del liquore stesso. Ecco, questo è il liquore che non è filtrato. Vediamo, non lo so se riusciamo a far vedere bene con il cellulare la differenza, ma è abbastanza netto. Vedete che questo liquore a destra, la mia destra, è torbido, quello della mia sinistra invece è praticamente limpido e cristallino. Ecco, se uno a casa in genere si fa questo liquore e si beve in questo modo, ecco, che è stato filtrato con un panno. Questo liquore sicuramente è un liquore comunque buono, però non avrà mai lo stesso gusto di un liquore microfiltrato. Quindi consiglio a chi si fa il liquore a casa di procedere a un microfiltraggio. Non è necessario per forza una macchina, bastano dei panni che sono in vendita e si può fare questo lavoro benissimo. Un'altra cosa, e poi concludo, diciamo, il discorso sulla preparazione, è, dato che si tratta di liquori, hanno bisogno di un tempo di maturazione a seconda del liquore di almeno 3 mesi, altrimenti vi bevete solo l'alcol. Ripeto, a casa in genere si mettono in infusione le bucce per 15 giorni, si aggiunge acqua e zucchero e quindi si offre agli amici e si beve. Non è un liquore, ma è una bevanda alcolica al limone, non è la stessa cosa, ecco, di un liquore. Quindi adesso voglio passare anche, prima di spiegare tutto il resto, come funziona questa macchina favolosa che io ho comprato su eBay e che alcuni amici mi hanno richiesto proprio funziona, cioè come funziona. Allora, ecco, voglio farvi vedere proprio come è composta nei dettagli, appunto perché alcuni me lo hanno chiesto, e farvi vedere proprio il funzionamento. Ecco, vedete che qua, ovviamente noi abbiamo già montato prima, qua si parla del filtro. Ecco, qua ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 praticamente di queste tavolette, che sono appunto le tavolette dove il liquore viene sparato con una certa pressione e quindi viene, ecco, filtrato. Questa si assembla con un morsetto, si allarga, si aggiungono questi filtri uno a uno in questa morsa, poi si richiude, ecco, la parte del filtro è praticamente composta. Poi è formata da un'altra parte, che è la parte motore, che è da quest'altra parte, che è questo pezzo qua. Questa praticamente è una pompa che va a risucchiare il liquore del contenitore. Questo, ecco, qua noi abbiamo il nostro limoncello, cercheremo di accontentare più amici possibile, ne abbiamo fatto poco ma non proprio troppo poco, quindi da qua, ecco, risale il liquore che viene sparato, poi tramite quest'altro tubo, piccolo tubo, viene sparato con pressione dentro il filtro e poi riesce da quest'altro tubo e quindi da qua poi esce il liquore praticamente microfiltrato. Questa operazione che faccio io viene anche chiamata brillantatura, appunto perché rende brillante poi il liquore, viene utilizzato anche per altri usi, pensate, fanno anche i profumi, con questo filtraggio si fanno i profumi, vino, si può filtrare tè, tisana, insomma si possono fare tante altre cose oltre al liquore. Quindi adesso voglio proprio passare a farvi vedere la parte più bella di questo filtraggio, che è proprio la fuoriuscita del liquore una volta che abbiamo azionato la macchina. Ecco, quindi qua c'è un pulsante di avvio che noi accenderemo adesso e che è un tasto, ovviamente come tutte le macchine hanno un tasto che adesso andiamo, ecco, a premere e inizia. Ecco, mettiamo questo, prima mi sono dimenticato, per sicurezza va messo questo paraschizzi, che è un semplice pezzo di carta che viene fornito con la macchina,
che serve a evitare eventuali schizzi che possono uscire, diciamo, dai lati. Poi è fornito anche di una vaschetta, come vedete qua, dove cade il liquore proprio che cola, diciamo, dal filtro, che in realtà è una quantità limitatissima, e poi tramite un tubicino viene portato poi in un altro contenitore, diciamo un drenaggio, ecco. Quindi adesso azioniamo la macchina, quindi passiamo a farvi vedere proprio l'uscita di questo liquido prezioso che ha un sapore veramente eccezionale. Quindi, ecco. Vi lascio immaginare ovviamente il profumo, ecco, vedete, ecco. In pratica questo è il liquore filtrato, microfiltrato, non semplicemente filtrato. E questa è l'operazione, ecco, di fuoriuscita del liquore. Noi abbiamo già preparato una bottiglietta poco fa per farvi vedere. Alla fine il liquore imbottigliato sarà questo. Manca l'etichetta che un mio caro amico mi sta preparando, dopodiché metteremo questi tappi e andremo proprio a mettere con quest'altra macchinetta, con questa pinza fatta appositamente, questo sigillo di garanzia pure. Ecco, questa pinza consente proprio, ecco, la chiusura ermetica delle bottiglie, che poi andrà per forza di cose strappato e quindi il liquore poi sarà aperto. Quindi adesso passeremo all'imbottigliamento. Questo liquore deve riposare, sembra pronto, ma in realtà deve riposare ancora almeno un mese in luogo fresco e asciutto. Quindi tra un mese potrà essere degustato. Quindi anche il bevuto adesso non ha un cattivo sapore, però ripeto, la maturazione nel liquore è una cosa fondamentale. Quindi io ringrazio tutti, ringrazio anche la ditta che mi ha venduto questa macchina e la ditta che l'ha creata, perché veramente ha un costo molto molto contenuto, costa 160 euro per chi è interessato, riesce a fare tanti lavori. Poi ovviamente vanno sostituiti i filtri, una volta che noi abbiamo finito questa operazione ovviamente vanno buttati, non sono riutilizzabili, ma il costo, diciamo, in base al lavoro che uno deve fare è molto molto irrisorio. Quindi vi ringraziamo tutti, chi vuole può prenotare la sua bottiglia che sarà disponibile fra un mese. Grazie a tutti dal team di Lolo, buona serata.